Bentornati amici su Officina del Pilota, da Officine Cubo, ovvero i miei meccanici preferiti di fiducia, affidabili, professionali, abbiamo cambiato le pastiglie della X3. So che tu fai la regolare manutenzione nel tuo garage, mi avete chiesto in tantissimi: Matteo, facci un video tutorial su come si cambiano le pastiglie. Beh, questo video sicuramente ti sarà utile. Compriamo i pezzi di ricambio da Autotecno a Roma su Via Salaria. Se vuoi ti lascio il numero qui sotto in descrizione, i prezzi sono competitivi e non ti rimane altro che guardare questo video, mettere like, lasciarmi un commento e iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Buona visione! Queste, Fabri, sono le pastiglie per la X3, giusto? Sì, quello. Perfetto, e queste pure dietro. Le vado subito a montare allora. Ok. Bene, vado a montare tutto. Ciao! Cominciamo ad armarci di oggetto per togliere il filtro dalla vaschetta a scopo pulizia. Eccolo qui. A che punto è il livello? Il livello è molto basso. Devo fare anteriori e posteriori? Sì. Po' arrivatelle. Sono finite già da un mese. Molto bene. Qui rimuoviamo il fermo esterno. Eccolo qua. Questo via. Ci giriamo lo sterzo in modo comodo. Rimuoviamo i due fermi che sono sul lato interno. Sono questi due tappini che servono a evitare che ci entri l'acqua. Dopo aver tirato indietro il pompante, quanto che basta per far muovere la pinza, procediamo a svitare il tutto. Allentiamo entrambi i fermi della pinza sulla staffa. E questa è la pasticca interna. Ora rimuoviamo il sensore. Tanto va sostituito perché è arrivato a toccare. E così abbiamo rimosso entrambe le pasticche. Ecco qua, un bel set completo pastiglie anteriore e un bel set pastiglie completo posteriore. Dopodiché, sensore usura anteriore e posteriore. Le pastiglie posteriori vanno tirate indietro con un computer perché serve agire sul freno a mano elettronico e far tornare indietro la vite senza fine. Mi daresti il computer che ho lasciato sul tettino, per certo, favore? Caro. X-Drive 3000D N57
parte. Allora, su questa versione c'è il freno a mano elettronico, quindi per cambiare le pastiglie bisogna per forza tirare indietro gli attuatori. Ora che l'abbiamo fatto possiamo procedere a smontare la pinza. Non c'è bisogno di togliere nessuna paratia perché la scatoletta del sensore è accessibile senza smontare niente, subito qui dietro. Ci occorre per mandare indietro il pompante. Scopriamo qual è la piastrina giusta. E così il pompante è tornato indietro. Così c'è lo spazio per inserire le pastiglie nuove. Procediamo a reinserire le viti nei flottanti. Tutto in posizione. Ci siamo, pastiglie sostituite, vado a provarle. Zio Pecora!